In collaborazione con le due torri e pentole agnelli prepariamo la zuppa saporita ai due fagioli. Per iniziare mettiamo i fagioli in ammollo. Prima di tutto mettiamo i fagioli dall'occhio in una ciotola. Poi li copriamo di acqua fredda. E la stessa cosa facciamo con i fagioli borlotti. Li mettiamo prima in una ciotola e poi li copriamo di acqua. Dovranno stare in ammollo per circa 6 ore. Quando i fagioli saranno pronti e il tempo necessario dell'ammollo è trascorso, iniziamo a preparare la nostra zuppa. Tagliamo a dadini un trancio di speck. Mettiamo da parte e tagliamo finemente mezza cipolla. Io ho scelto la cipolla rossa perché la trovo più dolce. Ovviamente potete variare tipologia di cipolla in base ai vostri gusti. Anche questa, dopo averla tagliata finemente, la mettiamo in una ciotola e la teniamo da parte. Puliamo due carote, le tagliamo a rondelle sottili e anche queste andranno da parte. Così avremo tutti gli ingredienti pronti per preparare la nostra zuppa saporita. In una casseruola dai bordi alti mettiamo lo speck che abbiamo precedentemente tagliato. Olio Evo. Aggiungiamo anche la cipolla che abbiamo precedentemente tagliato e la carota. Quindi andiamo a preparare il nostro soffritto e nel frattempo sgoccioliamo i fagioli e li sciacquiamo sotto acqua corrente. Lasciamo andare il soffritto per qualche minuto. Quando la cipolla si sarà schiarita e le carote avranno iniziato ad ammorbidirsi, sarà il momento di aggiungere gli altri ingredienti. Il nostro soffritto è pronto. Possiamo aggiungere i nostri ingredienti. Quindi i due tipi di fagioli che abbiamo sgocciolato e sciacquato. Mescoliamo, lasciamo ancora qualche minuto e aggiungiamo del brodo vegetale. Lasciamo così cucinare per circa 40 minuti.
La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. Aggiungiamo anche delle foglie di cavolo nero tagliate a striscioline e lasciamo cucinare ancora 5-8 minuti prima di servire la nostra zuppa. La nostra zuppa è pronta per essere servita con un filo di olio evo crudo. Ringraziamo le due torri e Pentole Agnelli per la collaborazione nella realizzazione di questa ricetta. Vi invitiamo a visitare i loro siti e a conoscere i loro prodotti. Trovate i link diretti nell'info box sotto il video e nell'articolo in collegamento diretto al blog.